possiamo riprendere i nostri colloqui sentendo finalmente la voce di un direttore del personale, perché di fatto è stato che i direttori del personale sono stati chiamati in causa. Il direttore del personale è quella figura che all'interno dell'organizzazione deve saper costruire una narrazione e deve essere in grado di così dare a tutte le persone che stanno all'interno dell'organizzazione il giusto ruolo, in modo che riescano ad esprimere tutto il valore di cui sono capaci. Adesso insomma ci confrontiamo con un direttore del personale. Come vi ho annunciato stamattina, Roberto Blanda non ha potuto raggiungerci, e Bernardo Quaranta, che era assegnato in realtà a una tavola rotonda del pomeriggio, ha dato la sua disponibilità così a raccontare e raccontarsi, quindi stiamo davvero improvvisando questo colloquio e appunto abbiamo la possibilità adesso di sentire dalla voce di un direttore del personale un commento a tutto quello che abbiamo già sentito in questa prima parte della mattinata. Bernardo Quaranta è un direttore del personale così di grandissima esperienza, ha un trascorso in Olivetti, che è una delle aziende insomma più citate, quindi quando si parla di aziende insomma attente vicine alle persone, ovviamente ci si riferisce a questa azienda. Ha avuto poi un passaggio in una società di costruzioni, poi in Enel e ora in Enel Green Power. Quindi partiamo dalla sua esperienza da direttore del personale, come commenta le cose che ha sentito stamattina? Ho sentito delle cose di grande interesse. Pierluigi Celli ovviamente è una persona che è sempre molto interessante ascoltare, e devo dire che il taglio, l'approccio che lui ha rispetto a queste tematiche è un approccio che sento molto familiare. Credo che se qualcuno mi dovesse dire, con il rischio ovviamente di mi dovesse chiedere qual è l'aspetto fondamentale del tuo lavoro e qual è stato l'aspetto fondamentale del tuo lavoro in questi anni, e mi chiedesse una risposta estremamente sintetica, col rischio ovviamente che, come spesso capita quando si danno risposte sintetiche, possa apparire anche banale, io direi che l'aspetto caratterizzante del mio lavoro in questi anni è stato quello fondamentalmente di costruire squadre. Cioè, questo credo che sia, rispetto a qualsiasi altro tipo di risposta, quella che sintetizza in maniera, a mio modo di vedere, più efficace quello che è il contenuto del mio lavoro. Perché? Perché noi, specialmente negli ultimi anni, siamo andati verso un cambiamento profondo della modalità con cui si mettono insieme le persone e con cui si fa azienda. Siamo passati da strutture estremamente stabili nel tempo, penso a quelle che erano, insomma, quella che era la fabbrica ancora negli anni 80, anni in cui ho cominciato a svolgere questa attività, oramai 30 anni fa, a realtà che sono state caratterizzate sempre più o connotazioni di start-up. Pensiamo a tutto quello che è avvenuto nel settore delle telecomunicazioni negli anni 90, tutto quello che è avvenuto anche nel settore energetico negli anni 2000, oppure settori che di per sé, per quella che è la loro natura, sono organizzati con delle modalità transitorie, come per esempio tutto il settore delle costruzioni. E oggi, che lavoro in una società e nel Green Power che ha un triplice aspetto: da una parte la struttura che si occupa di business development, che è una tipica struttura di acquisizione di opportunità in giro per il mondo; la struttura che si occupa di ingegneria e costruzioni, che invece va gestita appunto con questa modalità di creazione progressiva di squadre che affrontano i cantieri, realizzano gli impianti, chiudono e si spostano da un'altra parte, e quindi la logica della transitorietà è fondamentale; al terzo settore, che è quello dell'operation and maintenance, che invece presuppone una gestione stabile degli impianti una volta che siano stati realizzati, e quindi la formazione di squadre che hanno una durata di vita sicuramente molto molto più lunga. Però la necessità di assemblare bene le persone e di costruire dei gruppi vincenti, secondo me, è il cuore dell'attività di un direttore del personale, ed è quello che ho sempre sentito molto vicino a quello che mi veniva chiesto in tutti i contesti nei quali ho lavorato. E
Quindi costruire una squadra che funziona, come si fa? Come ha fatto lei? Io non so se ho costruito una squadra che funziona. Di sicuro questo è stato il cuore di quello che mi veniva richiesto, la parte fondamentale che mi veniva richiesta. Io credo che per costruire delle squadre occorra veramente partire dalle persone. Può sembrare una risposta scontata, però se non si ha una profonda conoscenza diretta o mediata, e qui poi c'è da fare un altro ragionamento sulle piccole e sulle grandi strutture, delle persone, delle loro caratteristiche, è veramente difficile riuscire a costruire delle squadre di successo. Anche tutto il tema dei talenti, che io non voglio assolutamente sminuire, anzi il tema dei talenti sicuramente è un tema cruciale, un tema importante, ne parlano tutti e non voglio certamente dire che non sia un tema importante e che lo sia stato anche in passato, però va sempre coniugato con l'esigenza della creazione della squadra, cioè la necessità di miscelare all'interno delle varie strutture, delle varie formazioni, persone che hanno caratteristiche diverse e che devono però diventare complementari e accessorie fra di loro. Questo secondo me è il vero segreto. Dopodiché le modalità con cui lo si fa sono riconducibili, a mio modo di vedere, soprattutto alla conoscenza, a quelli che sono i canali di conoscenza diretta e di conoscenza anche mediata delle persone, quella che è la reputation interna all'azienda, che scaturisce ovviamente anche da quelle che sono le informazioni, le valutazioni che in qualche modo l'ambiente, il contesto dà delle persone. Ci sono una serie di strumenti che vengono ovviamente utilizzati e che costituiscono un ausilio. Noi in Enel oramai adottiamo da un certo numero di anni un sistema di performance review che consente di dare una valutazione a tutti i propri collaboratori. La performance review dell'Enel coinvolge tutta la popolazione dei white collar. E accanto alla valutazione c'è anche poi la fase del feedback, che è assolutamente obbligatorio. Addirittura noi abbiamo incluso il feedback all'interno del nostro codice etico, quindi la necessità comunque che tutti quanti i collaboratori dell'azienda siano informati su quelli che vengono ritenuti i loro punti di forza e i loro punti di debolezza. Però senza nulla togliere alla strumentistica, che è pure importante, io credo che l'elemento della conoscenza delle persone sia un elemento fondamentale. Come si ottiene la conoscenza delle persone? La funzione HR, da questo punto di vista, deve svolgere un ruolo essenziale. La gestione del personale è questa: conoscere le persone e utilizzarle nel modo migliore. Ecco, magari lei ci può raccontare proprio come fa, no? nel suo quotidiano, che strumenti ha messo in atto, perché poi effettivamente questa conoscenza sia una conoscenza che poi porta alla costruzione della squadra migliore, al team più utile al raggiungimento di un obiettivo, quindi al raggiungimento del risultato, e poi soprattutto per far sì che appunto si crei quel clima di fiducia, perché anche di questo abbiamo parlato stamattina, no? Perché poi la fiducia crea il commitment, fa sì che poi le persone siano effettivamente tese a raggiungere gli obiettivi. Ma si fa introducendo delle modalità che peraltro oramai sono abbastanza diffuse. Penso che la differenza non stia tanto nella modalità organizzativa della funzione HR quanto piuttosto nel modo di interpretarla. Alla fine degli anni 90, quando in Enel è arrivato il nuovo gruppo dirigente anche della funzione HR a seguito dell'ingresso del dottor Tatò, la funzione HR venne completamente rivoluzionata. Si passò da una impostazione che era fondamentalmente normativa e sindacale a un'impostazione incentrata invece sulla gestione delle persone, e da un'ottica puramente collettiva a un'ottica individuale. È quello che è accaduto a tantissime altre aziende, non credo di dire niente di particolarmente diverso da quanto è accaduto altrove. Credo che la peculiarità sia stata però anche nella introduzione della figura del gestore del personale, un'altra figura presente ormai un po' dappertutto, che però doveva essere una figura in grado di giocare un proprio ruolo fortemente caratterizzato all'interno della dialettica aziendale.
per cercare un po' di semplificare, il concetto alla fine è abbastanza semplice. Tutto si gioca normalmente sulla triangolazione efficace fra il capo di linea, la risorsa gestita e il capo del personale, dando per scontato che il capo di linea chiede alle risorse che gestisce normalmente dei risultati di breve periodo, peraltro questa tendenza è stata sempre più accentuata negli ultimi anni. Il capo del personale deve essere in grado di dare il suo contributo, il suo valore aggiunto, facendo in modo che le risorse vengano gestite e prese in considerazione in una logica che non deve essere solo di breve periodo, ma di medio e lungo periodo. È tutto qui che secondo me, tutto qui, buona parte del ruolo della funzione HR si gioca su questo, perché normalmente qualsiasi capo di linea, se ha una risorsa valida, tende a tenerla, a tenersela stretta, e anche a costo di pregiudicare quelle che sono le sue aspettative, le sue prospettive di carriera. Il capo del personale, se gioca il suo ruolo pienamente, deve essere in grado di, direi quasi, imporre una logica di sviluppo delle risorse che deve guardare al medio-lungo periodo. Se lo fa, avrà sicuramente anche dei periodi di dialettica molto forte con la linea, però alla fine gli verrà riconosciuto un suo ruolo originale e gli verrà riconosciuto il fatto che è stato in grado di apportare un valore aggiunto. Se non lo fa, prima o poi diventa uno strumento puramente esecutivo della linea, poco credibile e poco rispettato anche all'interno della sua struttura, perché guardate, gli strumenti utilizzati come pura execution sono strumenti che vanno bene in periodi, per brevi periodi di tempo, poi normalmente lo strumento si usura, anche perché si fa un certo numero di nemici intorno, e il capo che ti ha utilizzato in quella determinata maniera ti prende e ti mette da un'altra parte. Se invece sei stato in grado di dimostrare che attraverso la conoscenza delle persone hai consentito uno sviluppo armonico delle persone e quindi hai consentito anche all'azienda di ricavarne un maggior valore nel tempo, normalmente sarai in grado di durare in questo ruolo. Beh, noi siamo, il nostro tema di quest'anno poi è il ritorno al lavoro e all'impresa, quindi questo può essere il contributo del direttore del personale per tornare alla centralità del lavoro, lei lo vede così? Beh, questo tema è un tema enorme, riportare al centro il lavoro, cioè metterlo tutto sulle spalle dei direttori del personale, devo dire che... Faccio lei, quindi mi sono... Sì, no, per carità, però... il fatto che il lavoro non sia stato al centro di quelli che sono gli aspetti culturali, politici di questi ultimi anni è stato determinato da tanti fattori di natura, secondo me, anche prevalentemente macroeconomica, che è chiaro che nel momento in cui la finanza, adesso dirò delle cose abbastanza scontate, però non c'è dubbio che il passaggio da una struttura economica incentrata sull'industria a una struttura economica incentrata sulla finanza abbia prodotto tutta una serie di conseguenze anche per quanto riguarda l'aspetto del lavoro. Poi accanto a questa situazione, che è una situazione mondiale, noi abbiamo poi delle nostre peculiarità italiane che rendono il nostro caso anche abbastanza strano, per certi versi stravagante, perché accanto a una modalità macroeconomica che andava nella direzione che dicevo prima, c'è stata anche una, e c'è ancora per certi versi, una concezione del lavoro per cui il tema delle tutele ha preso decisamente il sopravvento rispetto al tema della necessità di creare lavoro. Cioè, adesso io non voglio fare esempi banalizzanti, ma credo che tutti voi, che siamo tutti dello stesso settore, abbiate sperimentato quanto è stato complicato negli ultimi anni, per esempio, procedere a dei normali contratti di apprendistato. Cioè, tu devi fare, noi abbiamo, alcuni anni fa siamo partiti con i contratti di apprendistato negli inserimenti degli operai. Vi garantisco che solo perché siamo una grande azienda, all'epoca ero in Enel distribuzione, siamo una grande azienda presente su tutto il territorio con tutta una struttura di HR, di gestione del personale, che era in grado di reggere l'urto della burocrazia, ma tra la modulistica diversa fra tutte le regioni, le richieste diverse fatte da tutte le regioni, la necessità di procedere a tutta una serie di confronti anche di natura normativa / sindacale, cioè sostanzialmente alla fine dovevamo quasi giustificarci per il fatto che volevamo fare le nostre 350 assunzioni all'anno, che per fortuna siamo comunque in ogni caso riusciti a fare. Allora, qui non è solo un problema
di carattere normativo, di carattere legislativo, perché noi parliamo, e credo ne parlerete anche oggi, degli aspetti legislativi, normativi, fondamentali per carità, però ti accorgi quando devi affrontare queste situazioni che il primo vero problema è proprio di tipo culturale, perché se il fatto che tu stai dando lavoro, un lavoro tendenzialmente a tempo indeterminato in prospettiva, ma ti devi trovare in una situazione per cui devi scavalcare una serie di ostacoli, devi quasi giustificarti, allora vuol dire che il tema della centralità del lavoro nel nostro paese ha un'interpretazione ancora per certi versi abbastanza peculiare. Se poi lo coniughiamo, ripeto, al fatto che altri elementi hanno teso un po' a non mettere al centro veramente del dibattito il lavoro, abbiamo un po' questa situazione rispetto alla quale io credo ci siano comunque molte potenzialità da parte del nostro paese. Concordo molto sulle cose che sono state dette questa mattina. Il nostro è un paese strano, stravagante, però è anche un paese di grandissime potenzialità. Se si riuscirà un po' a mettere al centro nuovamente del dibattito anche politico, e mi pare che lo si stia facendo, il tema del lavoro, le potenzialità questo paese ce l'ha. Sì, devo dire che noi stiamo cercando di dare un contributo proprio ponendo al centro questo tema e ponendo in evidenza davvero la responsabilità di chi all'interno dell'organizzazione le persone le gestisce, quindi ponendo al centro tutti i temi che riguardano ovviamente la gestione, la formazione, lo sviluppo delle persone, quindi tutti quei temi che portano poi ovviamente a far crescere un'organizzazione, quindi questo è quello che cerchiamo di fare. Ovviamente il sistema, come abbiamo raccontato stamattina, certamente è un sistema ingessato, è un sistema che ha degli evidenti limiti, però il nostro è un paese dove ci sono delle grandi potenzialità che stanno nelle persone, quindi qua è la capacità l'abilità del responsabile del personale di valorizzare queste persone, di aggregare dei team che poi riescano a costruire qualcosa di potente, quindi questa è la responsabilità di chi le persone le gestisce. Ecco, lei sembra una persona molto appassionata, come è arrivata a fare questo lavoro? Ma io sono arrivato, non era il lavoro che volevo fare da piccolo, questo sicuramente, cioè non ci avevo proprio pensato, francamente. È iniziato in maniera abbastanza casuale all'università, nel senso che ho capito, facevo giurisprudenza e mi sono reso conto abbastanza presto che il mio vero interesse non era tanto per le materie forensi tradizionali quanto piuttosto per le materie un po' di confine fra il diritto, la parte, diciamo, la sociologia e l'economia, questo un po'. Quindi presi già all'università l'indirizzo più orientato alle materie giuslavoristiche e poi è tutto stato abbastanza conseguenziale. Erano gli anni, l'inizio degli anni 80, si trovavano opportunità di lavoro con grande facilità, cioè io come anche gli altri, le persone che studiavano in quel periodo e si laureavano con me, noi avevamo l'opportunità di scegliere, una cosa che oggi indubbiamente per i giovani di oggi è molto molto più complicata. Decisi per l'Olivetti perché mi sembrava quella che mi potesse dare una maggiore chance anche di formazione, e devo dire che da questo punto di vista ritengo che la scelta fu una scelta positiva. Sono rimasto lì per 9 anni e poi sostanzialmente questo è il lavoro che ho fatto per tutta la vita fino a questo momento, ovviamente, perché come qualcuno diceva stamattina, poi alla fine è giusto anche cambiare mestiere, non lo devono dire solo i capi del personale agli altri, devono dirlo anche a se stessi, e quindi magari poi lo cambierò. Di sicuro è un tipo di lavoro che ti pone comunque continuamente di fronte a nuove sfide, continuamente di fronte alla necessità di modificare anche quelli che sono un po' quelle che sono le tue convinzioni, non ti dà il tempo di radicare delle convinzioni, ci sono dei punti fondamentali che normalmente uno mantiene, specialmente se poi il tempo ha dimostrato che funzionano, e altri invece che sei costretto a rivedere, ce ne sono tanti. La zona di comfort per il responsabile del personale non c'è. Ne voglio citare solo uno a caso che mi viene in mente, proprio perché noi arriviamo da anni in cui abbiamo giustamente parlato di valorizzazione dei giovani, di percorsi accelerati per i giovani, della necessità di costruire delle modalità anche di carriera
per i giovani più validi, per esempio l'accesso alla dirigenza, che un tempo, adesso da noi l'abbiamo anche superato un po' come concetto quello della dirigenza, ma il tema dell'accesso alla dirigenza si diceva fino a 10-15 anni fa che non bisognava proporre candidati ultra quarantenni, eccetera. Adesso noi abbiamo un'altra sfida, che è la sfida invece oramai non più degli ultra cinquantenni, ma degli ultra sessantenni, perché con quello che sta accadendo sul versante pensionistico, cioè oramai parlare di limitazioni alla carriera per chi ha superato la fascia d'età, non dico dei 40, ma noi stiamo già verificando anche dei 50, comincia a diventare abbastanza anacronistico. E riuscire a coniugare questa, che è un'esigenza che non è una scelta, ma un'esigenza esterna che arriva ovviamente dal sistema previdenziale, con l'esigenza di non tarpare le ali ai giovani, di non costruire un tappo generazionale giovane, è un'altra sfida nuova, assolutamente complicata, che ci sta già impegnando in maniera forte. Questo sulle posizioni, diciamo, manageriali, sulle posizioni dei white collar. Non tralascio, per evitare di annoiarvi, la descrizione di quello che sta rappresentando l'allungamento dell'età lavorativa per quanto riguarda i blue collar, perché vi garantisco che andare a dire a un signore di 62 anni che deve continuare ad arrampicarsi sul traliccio per fare le riparazioni, diciamo che queste nuove sfide le affronteremo in un altro colloquio. Auguri soprattutto a loro.